ormai 3 anni, 4 quasi. E questo è un giorno importante per la nostra comunità, comunità gay, lesbica e transessuale, perché è un giorno in cui si riesce a parlare di cose scomode, scomode e difficili, dure, allora come tutt'oggi. Io oggi non vorrei elencare gli aspetti storiografici della vicenda degli omosessuali, del cosiddetto omocausto, come viene chiamato, cioè lo sterminio dimenticato delle persone omosessuali. Vorrei solo fare una riflessione su 3 aspetti che si intersecano, che si collegano, che riguardano la storia, riguardano il ricordo e parlano di memoria, che spesso si confondono, si pensano come dei sinonimi, ma poi se si guarda le funzioni della vita sociale delle persone non sono la stessa cosa. La storia dice che gli omosessuali sono finiti nel campo di concentramento e sono stati uccisi sulla base di un articolo che è il paragrafo 175, adesso la memoria e l'emozione fanno dimenticare il numero. Questo paragrafo però era preesistente al nazismo in Germania, era del 1870, della cultura prussiana di quel tempo. E parlava di come discriminare le persone omosessuali, chi aveva comportamenti e una vita omoaffettiva, quindi già si parlava di quello. E la Germania pre-seconda guerra mondiale era una Germania con tanti locali e luoghi di incontro per omosessuali, dove già c'erano leghe nazionali per i diritti civili. Era una situazione liberale quella della Germania pre-guerra. Però c'era già questa discriminazione che viene inasprita dai nazisti. Le nascite finiscono, non si sa quante persone omosessuali nei campi di concentramento che vengono identificate da questo triangolo rosa che un po' rappresenta il marchio dell'infamia che accompagnava le persone omosessuali nei campi di concentramento e alla morte sicura. Non si sa, alcune ricerche sono state fatte, c'è chi parla di qualche decina di migliaia, c'è chi arriva a pensare fino a 500.000. E perché non si sa? Perché il secondo passaggio è quello che interseca appunto la storia con il ricordo. Il ricordo per tante persone che sono uscite per fortuna da quei campi di concentramento non voleva essere, non voleva pronunciarsi, era un po' cosa da dimenticare, dando la vinta ai nazisti con l'oblio. Gli omosessuali erano da cancellare dalla Germania pura ariana e dovevano sparire dal ricordo della cultura, dal ricordo della vita. Questo perché il paragrafo 100, quel paragrafo lì non è stato cancellato, è rimasto fino agli anni 60 nella Germania dell'Ovest operativo, anzi nella Germania unificata è stato tolto solo negli anni 90 e solo nella Germania dell'Est è stato tolto prima, durante il comunismo, durante il regime comunista, ma in Germania è ancora valido, è stato tolto solo 20 anni fa. Questo dimostra che le persone che uscivano cosa facevano? Venivano di nuovo in carcere. Le persone omosessuali che erano finite in campi di concentramento sono rimaste per decine d'anni, finché non morivano, finché venivano rilasciate per altri motivi, rimanevano in carcere perché erano contro la legge, contro un articolo che era comunque scomodo per le persone normali che appunto vivevano la loro quotidianità e con il loro pensiero, la loro cultura impedivano di vivere la vita degli altri. Il ricordo non deve essere pronunciato. Quando è incominciato a diventare qualcosa di detto? Con Stonewall, che è stata la rivolta della comunità omosessuale in New York nel 69, solo nel 69, con una ripresa della lotta per i diritti civili, prima in America e poi in tutto il mondo, si è incominciato, questi ricordi hanno di nuovo avuto una dignità di essere raccontati, queste storie hanno avuto la dignità di essere raccontate. Ma quanto dolore, quanta sofferenza, perché poi erano passati anni, quindi molte persone che le avevano vissute non c'erano più. Quindi chi ha fatto le ricerche e ha potuto fare documentari, raccontare quello che succedeva e quello che è successo negli anni successivi alla guerra e alla deportazione, alla morte, racconta di storie che fanno rabbrividire, ma non perché è una questione numerica di quanti erano, perché basta una persona soltanto essere finita per dei motivi stupidi, anzi idioti completamente, a raccontare un qualcosa che non deve più ripetersi. Però quello che è emerso è che gli omosessuali avevano tassi di incidenza secondi solo la comunità ebraica, cioè di morte, scusate, di mortalità, secondi solo, cioè chi entrava nei campi di concentramento ed era ebreo moriva sicuramente, chi era omosessuale quasi certamente. E la cosa ancora più difficile di questa storia che è cominciata a essere raccontata, di questi ricordi che sono diventati dei ricordi detti, è quella della situazione delle donne lesbiche.
donne lesbiche non finivano quanto omosessuali. Questo già dimostra appunto il sessismo di una cultura folle come quella nazista, ma le donne omosessuali finivano nel campo di concentramento come, come asociali, come nemiche dello Stato, perché la donna doveva essere dedicata alla casa, alla famiglia, alla procreazione. Se erano donne che non si dedicavano a questo aspetto, neanche il triangolo rosa avevano, cioè, figuriamoci, dove erano completamente dimenticate. Ed è emersa fortunatamente dopo, negli anni 70, un raccontare anche la vicenda delle donne che sono state doppiamente discriminate, doppiamente sterminate. E questo fa fatica ancora oggi ad essere raccontato. Questo perché ci porta alla memoria? Perché la memoria è là dove finisce la storia, interviene la memoria, perché la memoria è il ricordo che diventa azione, è quello che stiamo facendo qua oggi, è quello che dovrebbe essere virtù civica, dovrebbe essere l'ABC del vivere civile nella nostra democrazia, è quello che dovrebbe farci indignare quando qualcuno come 100 anni fa dice che i sindacati sono da abolire, è un qualcosa che deve essere trasmesso ed è nel ricordo e nel ricordare quegli avvenimenti che noi facciamo un'azione. Ecco perché l'importanza di questa giornata, perché l'omofobia non è mai stata legge, perché la maschia Italia e i gay venivano mandati al confino all'isola di Ponza, perché non è possibile che c'era qualche fascista omosessuale, non ci deve essere, quindi non facciamo la legge, era questa l'ipocrisia del regime in Italia. L'omofobia tutt'oggi è il chiacchiericcio fastidioso che vive i nostri uffici, le nostre scuole, è non detto che ci fa vivere la precarietà dei contratti. Io ho un capo omofobo, se il mio capo omofobo è un contratto a progetto precario, molto probabilmente non posso uscire fuori, perché se non posso vivere la mia vita mi affetti serenamente. Perché? Perché se scopre che io sono omosessuale mi può licenziare. Ecco come si ripetono quegli anni, ecco come i cicli della storia ritornano a marchiare le nostre vite, forse non con triangoli rosa visibili appuntati sui nostri vestiti. Ecco perché la comunità omosessuale ha scelto di mantenere il triangolo rosa, perché mantenerlo significa non stare zitti, ricordare quell'avvenimento e ricordare quei tristi avvenimenti e dire che sono tuttora esistenti. Esistono nelle scuole, dove il primo insulto che si insegna ai bambini è gay, frocio o altro, che di dire. È un qualcosa che è mongolo. Anche mongolo. Rabbino. Esatto. Per cui quelli sono rimasti invariati, forse perché questi marchi che hanno segnato i campi di concentramento non sono più visibili, ma tutto sommato non sono ancora nella nostra cultura quotidiana. Ecco perché la giornata della memoria è stata stabilita dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea non è la tassa, non è quello che vogliono farci credere oggi. L'Unione Europea è la finestra più lunga di pace sui nostri territori da che la storia ha memoria. Se guardiamo indietro ai nostri 2000 anni, questi 60 anni ormai di post-guerra, di costruzione d'Europa sono sinonimo di pace, sono sinonimo di diritto, e là dove c'è il diritto, che è l'elemento costituente della nostra felicità quotidiana, del nostro benessere, là dove c'è il diritto, campi di concentramento forse si possono evitare, forse si può evitare la quotidianità della discriminazione, ed è questo che questa giornata deve riuscire a fare. Grazie.